oggi è un giorno importante per Camerota. Alle mie spalle la Grotta della Serratura, è una grotta attenzionata per tanti anni dalle università italiane, dove sono stati fatti importanti ritrovamenti, poi chiusa per tantissimi anni. È stata aperta la Grotta della Serratura, un altro dei preziosi antri di età preistorica che caratterizzano la costa di Marina di Camerota. Ubicata sulla spiaggia di Lenticelle, la grotta è stata frequentata da gruppi umani del Paleolitico Superiore e del Neolitico Medio e Recente. Qui sono stati rinvenuti resti umani isolati, manufatti in osso, ornamenti su conchiglie marine e numerosi focolari. Il comune ha salutato la grotta come un gioiello del territorio destinato ad arricchire l'offerta turistica e culturale di Camerota. Con la serratura, infatti, il percorso archeologico fruibile dai turisti e dai residenti è ora finalmente completo. Noi, oltre alla Grotta della Cala che abbiamo appena visitato e la Grotta della Serratura, il nostro territorio è pieno di grotte emerse e sommerse che hanno interesse archeologico. La bellezza e la storia delle grotte di Camerota hanno richiamato l'attenzione degli speleologi di tutto il mondo, tant'è che quest'anno il loro raduno internazionale si terrà proprio nella cittadina cilentana. Camerota quest'anno, dal 30 di ottobre, è sede di Speleoca Marathon, un importante incontro con gli speleologi di tutto il mondo che hanno scelto Camerota come sede per questo importante ritrovarsi e quindi valorizzare e visitare le nostre grotte. Sarà un'autentica grande vetrina per Camerota.